Buonasera cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi, 28 febbraio 2018. Questa è la terza edizione della nostra rassegna stampa, che vi ricordo che è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Molesti l'intervista di Asia Argento ad Ambra Battilana. Ha detto: "Ho registrato Weinstein solo così, 2 anni e mezzo dopo siamo state credute." L'audio dell'incontro, insomma, col produttore c'è addirittura. Nel marzo 2015 una modella italiana denuncia Harvey Weinstein per molestie. Gli agenti della polizia di New York le chiedono di indossare un microfono nascosto e di tornare da lui. Sarà proprio quella registrazione, 2 anni e mezzo dopo, la prova chiave che renderà credibili le denunce di decine di altre donne. Lorenzo Fioramonti, PD e comunità ebraiche contro il ministro Movimento 5 Stelle. Boicotta Israele, dicono. E lui di e loro c'è il ministro, tra virgolette, non ancora ministro, ma presunto tale, risponde che è una strumentalizzazione. Il professore dell'Università di Pretoria in corsa con i grillini, accusato di boicottare Israele dopo che nel 2016 annullò la sua partecipazione al Water Summit, dopo aver saputo che interveniva anche l'ambasciatore israeliano. Spiegò le ragioni della sua scelta al Delay Vox. Ora replica che è surreale. Poi la presidente della comunità ebraica di Roma dice: "Bene il chiarimento del Movimento 5 Stelle." Quindi sembra che si siano chiariti, cari amici. Ma valla a capire questa gente. Elezione 2018. Grasso dice: "Disponibile al governo di scopo con Renzi e Berlusconi." Il presidente uscente del Senato, ospite di Vespa, porta a porta, ha anche rivelato l'obiettivo per il prossimo futuro. "Dal 5 marzo faremo il nuovo partito della sinistra da rifondare per arrivare eventualmente ad un allargamento al centro." Elezione 2018. Messina Casa Pound candida un condannato per calunnia nei confronti di un maresciallo dei carabinieri. Nel 2015, 2 anni e 4 mesi di reclusione a Daniele Schinardi, perito informatico, accusato di aver incolpato il maresciallo capo Antonio Nucera, pur sapendolo innocente, accusandolo di aver occultato i file relativi a tabulati telefonici acquisiti. Il tutto per favorire un suo cliente. Assicurazioni, istruttori antitrust su generali, Zurich e Allianz dicono sospette clausole vessatorie in polizze invalidità. Le postille contestate non consentono agli eredi dell'assicurato per infortunio o malattia di subentrare nel diritto all'indennizzo qualora il loro congiunto muoia per causa diversa da quella che ha determinato l'invalidità e prima che la compagnia abbia effettuato gli accertamenti sui postumi dell'invalidità stessa. L'IVASS ha scritto a tutte le aziende chiedendo di modificarle entro 120 giorni. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Sites e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.